Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sono Giovanni Gureri e Filippo Antonio Saitta, i due catanesi arrestati a seguito della sparatoria dello scorso luglio in via Santa Maria della Catena. La lite, finita poi a colpi di pistola, sarebbe scaturita per motivi economici. I due arrestati, vicini a clan mafiosi catanesi, hanno ammesso che tra l'altro i due uomini feriti non erano il loro obiettivo. Una donna nigeriana al nono mese di gravidanza ha perso il bambino poco dopo lo sbarco avvenuto a Lampedusa. La donna faceva parte di un gruppo di 39 persone soccorsi ieri sera. Durante la traversata sono morti un bimbo di appena un anno e mezzo e un ragazzo di 20 anni. Migliorano invece le condizioni del bambino di 3 anni salvato ieri da un annegamento in una piscina di un lido Isola delle Femmine. Attualmente si trova ricoverato all'ospedale dei bambini dopo essere stato trasferito dal reparto di rianimazione. Un plauso è andato all'autista soccorritore della SEUS Salvo Signorelli e altri due membri dell'ambulanza medicalizzata arrivata dalla postazione 08 di Carini. Grande trepidazione da parte dell'ambiente e del pubblico legato ai colori rossazzurri del nuovo Catania FC a Zafferana Etnea. In occasione della conferenza stampa il vicepresidente Grella e l'ex calciatore e capitano rossazzurro Francesco Lodi, ora nei panni di dirigente, hanno spiegato che non vi sono ancora notizie ufficiali in merito alla campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2023-2024. La causa è da ricondurre ai lavori in corso allo stadio Angelo Massimino. Stop all'estate, la parentesi maltempo nell'isola sembra stia per arrivare. La protezione civile regionale ha diramato infatti per domani un'allerta gialla per condizioni meteo avverse. Si prevedono piogge a carattere di rovescio temporale sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati anche dal forte vento. Per i dettagli su queste notizie visitate il nostro sito www.nosicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e a domani.